Buonasera amici di Live Social, continua la nostra nottata qui su Radio Lombardia, la nottata del weekend insieme ai nostri prossimi ospiti Elisa Scarabelli ed Enrico Sala, benvenuti, buonasera. Buonasera, ciao a tutti. Che parlano tutti insieme uno sull'altro, però. Allora, Elisa ed Enrico, voi siete qua, siete due travel blogger, giusto? Sì. Nei vostri viaggi siete finiti anche a Live Social. Esatto. Oggi parliamo appunto di Meraviglia del Mondo, meravigliadelmondo.net, che è il vostro blog che esiste da quanto tempo? Dall'inizio dell'anno, siamo andati online a marzo e... Il primo giorno di primavera. Ah, il primo giorno di primavera, sì. Ma scelto apposta? No, non casuale. Ok, non casuale. Quindi da marzo avete iniziato, siete giovanissimi praticamente con questa attività, però no? Siamo partiti alla grandissima. Siamo giovanissimi perché è stata un'idea, diciamo, nata dopo tanto tempo. Mm. Però siamo dei viaggiatori navigati. Viaggiatori navigati. Carina. Ma sentite, come avete preso la decisione appunto di dire vabbè basta, facciamolo, apriamolo sto blog, no? È stata una decisione, diciamo, dettata negli anni, mm-hmm. nel senso che viaggiando da tanto tempo abbiamo deciso di aprirlo per cominciare a parlare di tutti i nostri viaggi che da quasi ormai 20 anni facciamo. Ok. Quindi... Puoi condividere le nostre emozioni... E magari ispirare altre persone a fare i nostri viaggi o confrontarci con altre persone che hanno fatto, insomma, tutti questi. Che viaggi avete fatto finora? Dove siete stati da questa primavera, insomma? Da questa primavera siamo stati, l'ultimo viaggio è stato in realtà la Giordania. Okay. La Giordania, perché essendo una delle 7 meraviglie del mondo, è quella che di fatto ci ha dato la spinta poi per far nascere questo blog. Mm-hmm. E da qui poi, come puoi ben capire, nasce il nome Meraviglie del Mondo, no? Certo. Perché tutto comincia da quando abbiamo cominciato a viaggiare, da quando abbiamo messo insieme un po' tutte le meraviglie del mondo. Siamo riusciti a completarle e da lì nasce l'idea. Ma senti, che tipo di viaggiatori siete voi? Da zaino in spalla o da tutto organizzato un mese prima? Come vi piace viaggiare? Le abbiamo fatte tutte. Vabbè, ma avete una preferenza, no? Dai. In genere sì, ci piace organizzare il viaggio mm-hmm. completamente noi, dalla A alla Z, sì. E poi spaziamo da tende, ostelli a okay. resort di lusso. Sì, quindi chi vi legge può trovare contenuti per qualsiasi gusto praticamente, no? Sì, prevalentemente viaggi di coppia. Sì, viaggi di coppia viaggi, diciamo, di coppia. È lo standard, però l'abbiamo provate di ogni. Come diceva lei giustamente, abbiamo provato un po' tutte le situazioni e quindi ci siamo adattati un po' mm-hmm. a tutte le situazioni. Sentite, siamo quasi al Natale, no? Quindi ce l'avete un viaggio in programma per il periodo natalizio? Per il periodo natalizio, proprio natalizio no, però subito dopo siamo pronti a partire. Subito dopo? Dove sì. andate? Andiamo in Marocco. In Marocco? Sì. Di preciso dove? Facciamo Marrakesh, uh-huh. poi andremo a Casablanca e poi la città azzurra. Adesso è ancora bene un po' da organizzare però, nei dettagli. Sì, sì. Faremo comunque un giro on the road, quindi noleggeremo uh-huh. la macchina, partendo da Marrakesh, andremo a vedere possibilmente la città azzurra per fare poi un taglio dell'entroterra, andare sulla costa, scendere per Casablanca e poi tornare a Marrakesh. Un po' okay, i giorni non sono tanti. Casablanca ci sono stato anch'io, è l'unica città del Marocco che ho visto, fra l'altro. Però... Allora, su meravigliadelmondo.net troveremo anche questo vostro prossimo viaggio, ovviamente, esatto, no? Esatto. E potremo vederlo anche in video su Meraviglie del Mondo Travel Blog, che è il vostro canale YouTube, no? Esatto, questo lo gestisco personalmente perché io sono in parte anche videomaker, quindi mm-hmm. di conseguenza è un po' il mio pane quotidiano. L'unico canale che gestisco interamente io insieme al blog che curo dal punto di vista tecnico. Okay. Quindi sicuramente vedremo anche lì un video sul Marocco appena saremo pronti, quando torneremo dal viaggio. Perdonami Elisa, ma Enrico fai video, il punto di vista tecnico, viaggiare. Io scrivo okay. e poi faccio le foto, mm-hmm. faccio tutto il... Le foto che le troviamo su meravigliadelmondo_travelblog, che è il vostro profilo Instagram, sì. e immagino anche su Facebook, meravigliadelmondo_travelblog, esatto, esatto, no? Sì, io esatto. mi occupo anche di tutti i social, di rispondere, mm-hmm. di fare tutto questo. Lui è più dietro le quinte. Esatto, lui è quello più tecnico praticamente. Sì. Però invece... senza di lui non ci sarebbe stato niente, perché devo essere sincera, perché cerco, comunque esatto. risolve tutti i problemi, manda le newsletter, fa tutte queste Enrico cose. Sei un factotum praticamente. Sì, esatto. Cerco praticamente di far andare sempre che il
vostro blog di fatto rimanga sempre online, operativo, senza errori, che sia funzionante e sempre a disposizione di chi vuole visitarlo. Insomma, passa le giornate al computer tutto sudato, Enrico. Ma senti, il vostro blog è molto giovane, progetti per il futuro? Allora, progetti per il futuro sicuramente... Non chiuderlo? Assolutamente no. No, speriamo no. Sicuramente avremo l'IBIT a febbraio proprio qua a Milano, in cui lo frequenteremo per cercare di farci conoscere e ampliare un po' la nostra clientela. E poi abbiamo a breve un blog tour in programma che nel mese di dicembre partirà. E quindi questi sono i nostri prossimi progetti a breve. Perfetto, questi sono quelli nel brevissimo periodo. Invece a lungo termine come vi vedete? A lungo termine? Famosissimi ragazzi, aiutateci a crescere. Ecco, aiutateli a crescere e seguiteli, mi raccomando. Esatto, perché noi vogliamo viaggiare tutta la vita e vivere di questo, quindi aiutateci. No, questa piccolissima ambizione praticamente. No, anche perché diciamo un progetto nel lungo termine, comunque tornando un attimo al discorso di prima delle meraviglie del mondo, è quello di renderci disponibili per poter organizzare eventualmente o dare una consulenza su quelle che sono le meraviglie del mondo, in quanto avendole viste tutte possiamo dare un valore aggiunto perché sono comunque nei posti più lontani di questo mondo, di conseguenza può essere se qualcuno ha bisogno noi siamo a disposizione. Senti Enrico, se io voglio organizzarmi un viaggio ti posso fare un colpo di telefono? Assolutamente, ecco, sì. Ecco, magari al 339-4694-576 così mi dai qualche dritta veloce, no? Assolutamente sì. Perfetto, allora adesso ho un altro che agenzia di viaggi, cioè io c'ho Enrico a disposizione, no? Va bene ragazzi, allora, ma un'altra curiosità, il vostro blog l'avete aperto da poco, ma come mi dicevate prima, voi avete sempre viaggiato, quindi i vostri viaggi passati pensate di recuperarli un poco per raccontarceli? Sì, assolutamente. Sì, assolutamente, parliamo anche dei viaggi un po' datati, però insomma alla fine... Sono sempre esperienze, no? Sempre esperienze, poi tipo adesso col nuovo anno torneremo a Ibiza, che è stato il nostro primo viaggio insieme nel 2009. Nel 1999. Scusate, 1999. C'è una bella differenza. Va bene ragazzi, allora io vi ringrazio di averci fatto compagnia, volete aggiungere qualcos'altro prima di salutarci? Direi che, come dicevi giustamente tu prima, noi siamo a disposizione per qualsiasi tipo di notizia o curiosità, oppure per qualsiasi cosa voi abbiate bisogno, noi ci siamo e quindi contattateci sui nostri canali social che vedete anche in sovraimpressione. E allora contattateli e andate a scoprire le meraviglie del mondo, l'ottava, ve la dico io, è Live Social qui su Radio Lombardia, la frequenza è sempre 100.3, non cambiatela per nessun motivo, restate con noi, torniamo fra pochissimo con una nuova intervista da non perdere.